Buongiorno a tutti e a tutte, intanto ben trovati. Dobbiamo dire un grazie immenso alla professoressa Senzales e alla professoressa Di Lelio per aver accettato di venire qui. E facciamo intanto un applauso alla professoressa Di Lelio. Piacere, e appunto noi seguiamo, i ragazzi sono invece del primo anno di psicologia e processi sociali, e il mio corso è il corso di sociologia. Proprio la scorsa settimana abbiamo parlato delle diseguaglianze di genere e anche con psicologia sociale si occupano in questo periodo proprio di stereotipi e diciamo il linguaggio anche di genere sessista, quindi siamo molto contenti anche di avere l'opportunità di entrare nel vivo di questa vicenda drammatica, di questo periodo drammatico che stiamo vivendo obiettivamente, però anche facendolo con uno sguardo innovativo. Grazie quindi alla professoressa Di Lelio. Volevo chiedere ai ragazzi se potete chiudere quella porta lì, così magari diciamo sentiamo meglio. E comunque la ringraziamo e siamo qui per ascoltare e anche per darle il benvenuto. Grazie. Sì, la presentazione. No, faccio io se vuoi, come vuoi, preferisci, me lo dici tu. Per ora solo il titolo, perché poi. Allora, buon pomeriggio, grazie alla professoressa centrale, la professoressa Cataldi, Sì. per avermi invitato. Mi fa molto piacere, non sono abituata a parlare a studenti italiani e quindi mi scuserete, a volte mi impiccio un po' con l'italiano. No, non è Avvicina il un'affettazione, microfono. non è un'affettazione che non parlo, in genere non insegno in italiano, a volte le parole mi mancano. Allora, intanto fatemi dire una cosa, io non sono né una psicologa né una linguista, ho un dottorato in sociologia, però non mi chiamo sociologa, quindi mi scuserai, mi sento piuttosto interdisciplinare, quindi vi do un po' un'inquadratura di come io vedo le cose. Mi definisco un po' interdisciplinare perché uso la teoria come una specie di stampella che mi aiuta a concettualizzare e contestualizzare le osservazioni che faccio empiricamente, le domande, le idee che emergono dall'osservazione empirica, soprattutto qualitativa, quindi interviste di storia orale, etnografia, osservazione partecipata e anche i testi che poi vengono interpretati. Perché io penso che le idee, i concetti e la teoria non debbano determinare la ricerca, a volte la sento un po' come una camicia di forza, non devo ingabbiarla. Allora, il linguaggio e la retorica di Putin, ma non solo di Putin, anche del suo entourage, dei circoli delle elite nazionaliste russe in questo momento, inclusa la Chiesa russa, mi hanno interessato perché vi ho trovato gli echi di linguaggi e retoriche che fanno parte invece di altre, di discorsi espressi in altre parti del mondo in altre epoche, su cui poi tornerò, in particolare quelle serbe durante la guerra nell'ex Jugoslavia, e lì poi ne parleremo. Che cosa c'è in questo linguaggio che mi colpisce? C'è una connessione tra genere, sesso, vittimizzazione, revanchismo, sia individuale che nazionale, che è una miscela pericolosissima sia per la politica che per la sicurezza. Su questo poi lo svilupperò dopo, però adesso andiamo a Putin. Seconda. Ok, come vedete sullo schermo, quest'anno, conferenza stampa con Macron alla vigilia della guerra, Putin ha detto a Zelensky: ti può piacere o no, sopporta bellezza. Allora c'è quello che si chiama in russo, qui, no, io no, in russo non lo so, confesso, quindi chastushka, che è un detto un po' come i nostri stornelli. Ma anche, quindi fa parte della tradizione folk, della tradizione popolare, ma anche sono le parole di una canzone di un gruppo punk che si chiama Krasnaya Plesen, che io ho tradotto liberamente, è o muffa o fungo, quel fungo dei piedi, insomma, cioè, un grande nome, rosso, Krasnaya è rosso, sì, sicuro. E le parole sono: una bella dorme nella bara, mi ci sono infilato, adesso me la fotto, ti può piacere o no, dormi bellezza. Cosa ha fatto Putin? Ha sostituito spi, dormi, con terpi, sopporta. Quindi la rima c'era, no?
dovete pensare a queste parole dette in russo, la rima è rimasta, quindi tutti hanno capito che cosa lui voleva dire. Ora una mia amica slavista mi ha detto che in realtà questo stornello non lo dovremmo prendere letteralmente, lo conoscono tutto in Russia, lo trovano normale, cioè questa violenza sessuale necrofila è normale, ma anche perché lo stornello ha diciamo perso il significato letterale, è diventato metaforico. Quando noi diciamo vai a farti eccetera eccetera, non è che lo diciamo realmente, ma è un po' una metafora. Però le parole, come sapete, hanno un peso. Continuiamo. Nel 2002, quindi 20 anni fa, in una conferenza stampa dopo un incontro con l'Unione Europea, Putin, parlando del terrorismo, ha detto: se vuoi veramente diventare un radicale islamico e sei pronto ad essere circonciso, ti invito a Mosca. Abbiamo degli specialisti in questo campo. Mi occuperò personalmente che l'operazione sia fatta in modo tale da non far ricrescere niente. Anche qui, cioè, lì lo stupro, qui minaccia di evirazione, che non tanto, diciamo, non tanto allusiva, ma letterale, fatta ai radicali islamici. Questo è molto recente, queste sono le Olimpiadi recenti invernali a Pechino. C'era questa giovanissima pattinatrice russa, Kamila Valieva, che all'inizio era stata squalificata perché non ha passato il test antidoping. Ovviamente una ragazzina, l'avranno passato i suoi allenatori queste droghe. E però alla fine è stata anche riammessa nella competizione, anche se penalizzata, non gli è stato permesso di vincere una medaglia. Il tutto ovviamente l'ha molto... la confusa, un po' deragliata, e non è riuscita ad arrivare che quarta. Il direttore della TV russa, una donna, Margherita Simonian, avrebbe detto: il mondo sportivo occidentale... No, non, smettiamo di accettarli, perché non possono arrivare quando gli fa comodo. Perfetto, si sente... Il mondo sportivo occidentale ha collettivamente stuprato questa minorenne di 15 anni. Poi l'avrei detto anche altre cose, ho detto: guardate questi atleti americani occidentali, paragoniamole alle nostre, vedete come sono legnose, come sono rigide, sembrano quasi, non sono donne, insomma, praticamente. Vedete, l'estrema femminilità nel campo russo, il contrario nell'altro. L'Occidente stupra collettivamente, con stupro di gruppo. E poi ha continuato: sono le stesse persone che ci criticano sull'Ucraina, che sta bombardando la propria gente, anche qui non c'è la Russia che bombarda l'Ucraina, l'Ucraina si bombarda, ci chiedono di stare zitti e fermi, mentre loro ci stuprano. Ovviamente sottinteso, ma neanche tanto. Ci sono due foto adesso, questa e poi subito l'altra, adesso un attimo soffermiamoci su questa. Nel 2014 le sorelle Tolmaceva hanno partecipato per la Russia alla competizione di Eurovision. Guardatele come si presentavano, che cosa rappresentano. Sono due 17enni, belle, bionde, bianche, prosperose, virginali, no? Sono con vestiti bianchi, eccetera, eccetera. Chi è che ha vinto? Loro non hanno avuto una chance. Chi è che ha vinto l'Eurovision 2014? Conchita Wurst dell'Austria. Una drag queen, non so, ho visto sempre scritto drag queen, non so se è una drag queen, comunque, che o anche donna barbuta, chiamato, questo è un uomo vestito da donna. Girinovskij, che voi sapete è probabilmente un leader nazionalista russo, ma anche commentatore televisivo, ha fatto questo commento: può il Donbass stare con questa Europa, rappresentata da questa Europa degenerata? È un linguaggio poi che usavano i nazisti, che erano degenerati, gli ebrei. Ed è lo slogan Gay Europa si vedeva molto nel Donbass, quando i separatisti ucraini e aiutati dai russi hanno occupato il Donbass, hanno cercato di separarlo dall'Ucraina, il loro slogan era Gay Europa, combattevano contro la Gay Europa. Forse questo, no. Nel 2008... parlando a Sarkozy, allora presidente della Francia, non si sa perché quando esordiva come presidente della Francia Putin tira fuori sempre questo discorso, sulla Georgia disse: quel Saakashvili, allora presidente georgiano, lo appenderò per le balle.
Tre mesi dopo, durante una conferenza stampa alla TV, un giornalista gli disse: ha promesso di appendere Shakashvili da una certa parte, e Putin chiese: perché solo una parte? Ovviamente dicevano le due palle. Allora, anche questo è un discorso estesamente carico di, non dico di simboli sessuali, ma di referenze esplicite sessuali, che tendono a sia a umiliare e sia ad attaccare la virilità dei suoi nemici. E credo che sia un'ultima. Non è solo Putin che parla così. Cioè, guardate il linguaggio, anche un linguaggio volgare, non ve l'aspettate da un presidente. No? Il patriarca Kirill della Chiesa Ortodossa Russa ha detto appena questo sulla guerra. È una guerra di difesa dalle pressioni straniere, europee, che vogliono obbligare i russi a fare le sfilate del Gay Pride come prezzo per entrare nel loro club. Di nuovo questa Europa gay, vabbè, per loro è un insulto, per noi no, però per loro è un insulto, questa idea, questo poco uomo, poco virile, che vuole corrompere la nostra purezza. Credo che per ora... Sì, perché c'è... No, c'è di questo. Grazie. Questa è l'ultima cosa. Allora, veniamo... Non è molto difficile capire cosa c'è dietro questo linguaggio, ma proviamo un attimo a analizzarlo. Perché c'è questo... Cioè, questo linguaggio è carico così tanto di riferimenti espliciti di sesso, di genere e in modo violento. Adesso voi state studiando, siete sociologi e psicologi, credo. Cioè, non so se forse sono cose che avete studiato, forse no, ma voi sapete probabilmente che le nazioni e i gruppi etnici, non sono delle cose che stanno lì, non sono una cosa che sta lì fuori di noi, che possiamo vedere dalle origini fino ad oggi, sono delle costruzioni. Leggete Benedict Anderson che parla di comunità immaginarie, oppure o immaginate, oppure lo storico Oxfam che parla di invenzioni della tradizione, tradizioni inventate. Brubaker è un sociologo, non so se avete incontrato, che parla proprio della costruzione dei gruppi etnici. Ma anche il genere e il sesso sono delle costruzioni. Allora, sul genere lo sappiamo, che il genere è una costruzione, non nasciamo, il nostro comportamento da uomini e da donne non è innato, ma lo impariamo, lo impariamo dal linguaggio, lo impariamo dalle norme, lo impariamo dagli insegnamenti, dal mondo circostante. Anche il sesso è costruito. Allora, qui c'è una polemica sulla quale io non posso entrare, sarebbe troppo lungo, non sono neanche preparata a dirlo, però soprattutto dalle riflessioni della filosofa Judith Butler, nei suoi libri da Bodies That Matter, Gender Trouble, Performing Feminism, appare la teoria che anche il sesso biologico non è una cosa che sta lì, anche quello è costruito, dal linguaggio e dalle norme. È una teoria, diciamo, che potete condividere o no, femministe per esempio non la condividono perché il sesso è biologico, però è molto interessante ed è una teoria che praticamente è il motore che sta dietro al movimento trans attuale e alla critica più forte all'idea binaria del genere, del sesso, e all'affermazione invece della fluidità del genere e del sesso. D'accordo o no? Riflettete un po' su questa cosa. Sia le nazioni e i gruppi sono costruzioni, sia il sesso e il genere, soprattutto il genere, su quello possiamo essere tutti d'accordo, sono costruzioni, si costruiscono a vicenda, non sono cose staccate. E la presenza di un linguaggio, di simboli di genere, è estremamente importante per la costruzione di nazioni, di tradizioni nazionali e di razze, di definizioni di razze e di gruppi etnici. Torniamo a Putin e al suo linguaggio, ma anche adesso andando un po' in filosofia politica, anche Hobbes nel Leviatano, è il sovrano che detta il linguaggio, è il sovrano che decide le parole che si devono usare. Contro la Babele di lingue che si trova nella società. E con questo introduciamo anche un altro concetto, quello del potere, che è già inerente al discorso del genere. Voi avete studiato, discusso la disuguaglianza
sessuale, come le chiamate, certo, di genere, e lì c'è una questione, è una questione di potere. Che cosa sta dicendo allora Putin e gli altri che parlano come lui? Sta dicendo alcune cose, sta facendo alcune cose, perché quando dice, fa anche, costruisce, definisce, costruisce delle categorie di interpretazione di quello che sta succedendo. Sta umiliando la mascolinità degli uomini altri, quelli che non appartengono al suo gruppo, i non russi. Li viro, io, no, dice viro, li appendo per le palle, sono tutti gay. Sta difendendo la femminilità delle proprie donne, le sorelle di Eurovision, la pattinatrice che sarebbe vittima di stupro. Sta attaccando gli altri, uomini e donne, sessualmente, sopporta mentre ti stupro, sopporta, no? E chi sono questi altri? Zelensky, in questo caso, l'Ucraina, anche l'Ucraina è rappresentata come amante riluttante, cioè la madre Russia, che lui difende, padre, e l'Ucraina che non vuole stare con lui, e lui dice, adesso arrivo, tu sopporta, bellezza. E c'è poi, da finire, la ipermascolonizzazione degli uomini russi a sua immagine, lo vedete? Ci sono molte, la rappresentazione visuale di Putin senza maglietta, che fa lo sport, è estremamente, veramente, si spiega da sé. Quindi ipermascolinizza gli uomini russi a sua immagine perché reagiscono all'umiliazione inferta dagli altri, gli europei, gli americani, e difendono le proprie donne dallo stupro e se stessi dall'avanzata dei gay o anche dell'Occidente, di una società dei consumi, di una società libera che non ha rapporto invece con i valori tradizionali della madre Russia. Nel caso dell'Ucraina, Putin anche intreccia questo linguaggio con un altro linguaggio che è presente nel suo saggio che ha pubblicato nel luglio del 2021, andatevelo a leggere, è estremamente interessante. Il discorso che ha fatto il giorno dell'invasione, descrivono questa situazione. I russi sono i nativi e gli ucraini sono i coloni. I russi sono sempre stati lì e gli ucraini sono arrivati a un certo punto, non si sa da dove. Infatti agli ucraini è negata sia la terra, la loro terra, che la loro storia. Perché cosa c'era lì prima che arrivassero i russi? Il vuoto. Prima dell'anno 1000, in cui comincia la storia di quel pezzo di terra che noi adesso chiamiamo Ucraina, prima dell'anno 1000 non c'era nessuno. Sono arrivati i russi e hanno creato la civiltà. Gli ucraini non si sa da dove vengono. Infatti, come dice esplicitamente Putin, voi non siete niente, non esistete. Non ci sono gli ucraini, ci sono solo i piccoli russi, i grandi russi e i russi bianchi. Non esiste l'Ucraina. Quindi il rapporto che lui ha stabilito, prima di tutto verbalmente, retoricamente con l'Ucraina, è un rapporto di dominio e di esclusione. O ti sottometti e ti chiami russo, o non esisti, o ti stupro. Tutto questo linguaggio violento di genere e coloniale, i nativi e i coloni, si trova anche nella retorica dei circoli nazionalisti serbi durante gli anni Ottanta, durante la guerra jugoslava negli anni 90, soprattutto in riferimento agli albanesi del Kosovo. La stessa cosa. C'è un vuoto, il Kosovo è un vuoto, fino a quando non sono arrivati i serbi che hanno creato la civiltà. Gli albanesi sono venuti da fuori, addirittura dall'Asia. C'è sempre questo elemento dell'Oriente, no? Cioè l'Europa e l'Oriente, sempre questa definizione sia razziale, religiosa, e di stabilisce una gerarchia di valori e di problemi. I bianchi europei sono meglio, quelli che vengono dall'Oriente, musulmani, non cristiani, sono peggio. La stessa retorica è anche quella degli Hutu nel genocidio del Ruanda del 94, in quella dei nazionalisti buddisti contro i Rohingya in Myanmar. La cosa che mi ha molto colpito dal linguaggio di Putin è che questo, il suo linguaggio, la sua retorica, veramente è simile a quella che ho trovato, poi il mio campo invece di studiare i Balcani, il Kosovo, le guerre jugoslave, lo stesso discorso,
E che poi, cominciando a lavorare, a ricercare quello che succedeva in Myanmar con il genocidio dei Rohingya, appariva di nuovo molto, molto evidente. Quello che succede è che nei casi di genocidio e di pulizia etnica, quando comincia la violenza, questa violenza è sempre preceduta da un'estrema, da una retorica, propaganda estremamente violenta e carica di simboli sessuali e di genere, che poi si traduce, certo non automaticamente, però troviamo una connessione tra questa retorica e poi la violenza sessuale che viene esercitata sugli uomini e sulle donne. Le donne e sugli uomini, non sono solo le donne vittime di violenza sessuale e non sono solo gli uomini quelli che commettono violenza sessuale, sono anche le donne, perché il genere in questo caso non garantisce innocenza. Vorrei concludere. Allora, e la cosa che mi ha preoccupato quando ho sentito il linguaggio di Putin è questa: ci stiamo preparando a vedere anche in Ucraina una sistematica e una pratica di violenza sessuale su grande scala, come l'abbiamo vista in queste altre crisi, che sono state precedute dalla stessa propaganda. Io lo temo fortemente, e ovviamente non me lo auguro affatto. Vorrei che questa mia previsione o questo suggerimento fallisca completamente, ma temo fortemente che anche questo possa accadere in Ucraina, quando l'Ucraina viene occupata completamente dai russi, perché è già successo nelle carceri del Donbass, quando i russi hanno occupato il Donbass. La pratica della violenza sessuale né contro uomini e donne nelle prigioni è stata diffusa, normalizzata. Non lo dico io, non l'ho inventato, non lo dico neanche i media, lo dice un giornalista ucraino, si chiama Stanislav Aseev, A-S-E-E-V, che ha scritto un libro sulla sua esperienza, è stato 2 anni in carcere nel Donbass, solo perché faceva il giornalista. Il giornalista scriveva le cronache della vita quotidiana del Donbass sotto occupazione. È stato arrestato per 2 anni, è stato in galera, è stato poi rilasciato in uno scambio di prigionieri. E ha scritto un libro testimoniando la violenza sessuale che è praticata normalmente nelle prigioni del Donbass. Voglio farvi vedere l'ultima cosa. Guardate, questa è una delle, lavorando su una comparazione tra il Kosovo e il Myanmar, ho trovato questa somiglianza, non bisogna neanche tanto faticare a trovare queste connessioni. Allora, questo psicologo serbo, molti anni fa, ha scritto che gli albanesi stuprano donne serbe dovunque, sempre, per strada, nei campi, sull'autostradale, dappertutto. Ovviamente non è vero, ma questo non ha importanza. Nel 2013 questo monaco buddista, Ashin Virato, l'ha detto questo giornalista del Guardian. La prima frase è pubblicata in una rivista scientifica, una rivista di filosofia. La seconda, ci stanno sopra, le sesto, guardate, è lo stesso linguaggio. Uno parla burmese, l'altro parla serbo, non si conoscono, sono 2 persone completamente differenti. Uno è un monaco, uno è un intellettuale, diciamo. Non so, un psicologo dice queste cose. Però guardate l'estremo, è come se andassero alla stessa scuola, cioè se imparassero dallo stesso abecedario. Sono cose inquietanti che dovrebbero farci molto preoccupare. È importante che vediamo queste connessioni, perché quando si vede uno Stato o una elite nazionale che comincia a usare questo linguaggio in un contesto di insicurezza, questo è un campanello d'allarme per quello che succederà dopo, e devono essere fermati prima, devono essere criticati prima. Putin non era divertente quando faceva le battute sulle palle di Shagasivili, eppure ridevano i giornalisti. È una cosa inaccettabile, non dovremmo accettare questo linguaggio, e dovremmo sempre preoccuparci e prevenire l'uso di questo linguaggio, perché così preveniamo anche una violenza le cui conseguenze sono estremamente, sono orribili.
per tutta la società, per le persone vittime della violenza e per le persone intorno a loro e per il futuro della società nella loro interezza. Io mi fermerei qui perché se voi avete domande mi piacerebbe risponderle. Ecco, forse io vorrei fare una precisazione. Le dinamiche che ha descritto la professoressa Di Leggio, noi in psicologia sociale le conosciamo bene e sono le dinamiche della differenziazione in group, out group, in cui noi abbiamo la necessità in group di rafforzare la nostra identità positiva e questa necessità la soddisfiamo attraverso la stigmatizzazione dell'altro. In Putin accade esattamente questo, cioè c'è la necessità di rafforzare l'identità positiva dei russi e lo fa stigmatizzando gli altri, colpevolizzando gli altri, negando dignità agli altri. Ed è una dinamica che è stata messa a punto da Tashfel, sfuggito ai campi di sterminio, che ha osservato questa dinamica appunto dove ha preso forma concreta. E quindi da questo punto di vista, diciamo, il linguaggio non fa altro che veicolare questa dinamica che porta a criminalizzare l'altro in funzione difensiva del proprio gruppo di appartenenza, di valorizzazione del proprio gruppo di appartenenza. E siccome il linguaggio è azione, il linguaggio costruisce il mondo, costruisce come noi pensiamo, vediamo, agiamo nel mondo, e usare un linguaggio piuttosto che un altro fa la differenza, fa la differenza. E il linguaggio in questo caso è diventato veicolo di violenza e, dice la professoressa Di Leggio, anticamera di una violenza che poi può essere agita in modi diversi con un comportamento che non è più solo linguistico, ma è un comportamento che si fa azione distruttiva dell'altro. Quanto poi, diciamo, queste dinamiche si accompagnano a processi di ricategorizzazione dell'altro. Anche questo la psicologia sociale e la psicologia politica ce lo dicono. Noi ricategorizziamo l'altro come non umano e in questo modo agiamo una violenza intraspecifica che dovrebbe essere tabù. Ma ricategorizzandolo come non umano, a quel punto siamo fuori dal tabù. No? E queste sono dinamiche, appunto, che sono ampiamente studiate dalla psicologia sociale. Io mi fermo qui e do invece poi la possibilità a tutte voi e a tutti voi di intervenire con osservazioni e annotazioni. Sono domande, interventi? Prego, forse le conviene però venire qua perché sennò non la sentono da casa. Da casa no, oppure mi scuso perché diciamo purtroppo da casa sennò non sentono, grazie. Ha ragione, purtroppo è sempre una prima volta. La ringrazio. No, allora io volevo approfittare invece per ringraziarla e fare una domanda invece proprio sul ricorso appunto al linguaggio e volevo sapere, c'è una differenza fra il ricorso al linguaggio sempre violento quando utilizzato in maniera, possiamo dire comica, per quanto comunque ovviamente estremamente violenta, e quando invece è utilizzato in maniera semplicemente violenta? Appunto, citando quello che ha riportato lei, una differenza fra Putin che parla di attaccare per le palle, per cui è palesemente violento, ma alla stessa maniera vuole essere comico, mentre invece affermazioni come fatte da Vukovic, se non sbaglio il nome dello psicologo serbo, del stuprano le nostre donne, eccetera, in cui c'è soltanto violenza e non c'è nessun filo di umorismo. Volevo sapere se questi due tipi di linguaggio possono essere totalmente riparati o se ci sono delle differenze. Grazie. No, secondo me non c'è nessuna differenza. Un conto è, per esempio, se siamo noi un gruppo di amici al bar, uno fa qualcosa e dice vabbè ti appenderò per le palle. Può essere divertente, in un contesto, in un certo contesto. Si è bevuto, non lo so. Quando non voglio entrare in quel,
non sto facendo la pulizia del linguaggio, ma nel contesto di una conferenza stampa ripresa da tutte le telecamere del mondo, perché è fatta a Parigi, insomma, sei russo, è a Parigi, sei Putin, quindi ti sente tutto il mondo quando parli. Nel contesto di una situazione di tensione nei confronti di guerra con la Georgia e con l'Ucraina, l'umorismo è un po' difficile da definire. Io non credo che ci sia possibilità di vedere questo linguaggio come un linguaggio umoristico. E le cose che diceva la professoressa Senzale sono completamente d'accordo. L'in-group e l'out-group sono concetti fondamentali, perché si giocano anche in questo. Però portate sempre alla politica, qui sono concetti politici, il concetto di nazione, il concetto di razza, il concetto di gruppo etnico, che usa questo linguaggio violentemente sessualizzato per definire i confini tra l'in-group e l'out-group è estremamente pericoloso, perché è anche in un contesto di ostilità e di violenza. La guerra, l'odio che esiste, non è secolare, ma insomma c'è l'odio e l'ostilità tra diversi gruppi e diverse nazioni. E quindi io faccio fatica a giustificare questo linguaggio guardando solo al suo lato comico. Io non lo vedo. Altri interventi anche da casa? A me venivano in mente, così dico intanto io, no? Mi venivano in mente ieri sera, purtroppo diciamo, ciascuno di noi ha chiuso gli occhi con le immagini di due donne ieri. C'era una donna incinta che appunto era portata sulla barella e purtroppo è morta, no? In Ucraina, che lei e anche il suo bambino, e dall'altra parte la giornalista che invece russa, sfidando appunto le norme esistenti, perché c'è una legge che è stata ribadita anche recentemente che dà come pena 15 anni di carcere ai russi che appunto parlano appunto di guerra e diffondono false notizie, fake news appunto su ciò che sta avvenendo in Ucraina. Invece ha mostrato durante il telegiornale un cartello appunto non war e poi in cirillico appunto stop alla propaganda, insomma. Queste erano diciamo le immagini di queste due donne, molto diciamo significative, probabilmente anche perché donne, perché noi in realtà abbiamo anche visto tanti ragazzini, diciamo purtroppo a livello di genere, cioè, la violenza è la violenza, e quindi ragazzini di 18 anni, militari russi appunto mandati al massacro, perché l'avanzata non fa che fare questo, cioè mandare tanta gente appunto al massacro. E quindi di fronte a questo ci si potrebbe chiedere, diciamo, il linguaggio è una cosa poco rilevante, no? Non è, diciamo, la forma di violenza più forte. Quindi io credo molto in quello che dicevate entrambe, la professoressa Senzale ha sottolineato, il linguaggio è uno degli elementi, non solo, ma si aggiunge a questo due considerazioni che mi vengono in mente. Una è quella relativa, diciamo, alla cultura est europeo versus, visto che lei è molto esperta, diciamo anche quella occidentale, perché il discorso, diciamo, su appunto contro il relativismo culturale, che probabilmente è una delle cose che fa più paura in questo momento a Putin, non tanto, diciamo, soltanto la questione gay o maschile, ma in generale, diciamo, i valori occidentali, i valori democratici, no? Chiaramente possono far paura. Ebbene, questo io è un discorso che in realtà ho sentito appunto dagli ungheresi, ho sentito in questi anni da tanti dei paesi europei, in particolare dell'est, è la critica in generale al nostro modello, diciamo, consumista e così via. E modello che non è stato del tutto smentito e che non è del tutto, diciamo, equitativo da questo punto di vista. Basti pensare a tanti nostri personaggi politici, Gilda se ne è occupata tante volte in Italia, ma a Trump quanto spesso ha utilizzato questo stesso linguaggio sessista per dire ben altre cose. E allora sotto questo aspetto, diciamo, proprio per questo, diciamo, volevo chiedere, diciamo, fare un po' di provocazioni da questo punto di vista. Sì, certo, mi è venuto in mente, ho dimenticato veramente in mente mentre prendevo degli appunti, ma
presidente Trump ha detto che tutti i messicani sono degli stupratori, che non c'è nessuna, cioè, non esiste, non esiste, non esiste, no? Non c'è neanche, diciamo, prove che, non so, ci sono stati per caso degli episodi di violenza sessuale in cui dei messicani sono stati, no, non esiste. Ha lanciato questa frase, sono degli stupratori, perché era un discorso contro l'immigrazione, l'immigrazione messicana, quindi è un altro modo per definire il gruppo che non vuole ammettere negli Stati Uniti come degli stupratori. Di nuovo questo linguaggio sessualizzato e violento, no? per definire gli altri, sono stupratori, stupiranno a stuprare chi? Le nostre donne, e sempre no, queste donne sono con l'impegno, no? Sono le nostre donne pure che sono stuprate, le dobbiamo difendere, e quelle degli altri che andiamo a stuprare per vendetta e anche per dimostrare agli uomini dell'out group che sono incapaci di proteggere le loro donne. Infatti tutto lo stupro è un discorso tra uomini, tra l'altro, in questo contesto. In questo contesto è un discorso tra uomini, violento tra gli uomini. E di nuovo, siccome parliamo della violenza degli uomini, e lei stava parlando di cosa succede in Ucraina, guardiamo anche che il gruppo più vulnerabile nelle guerre sono gli uomini. Gli uomini fanno la guerra, ma gli uomini sono anche il gruppo più vulnerabile. Si parla sempre di donne e bambini, ma sono gli uomini che muoiono in numero più grande, anche perché combattono, ma sono anche i civili, sono uomini quelli che muoiono di più. Sappiamo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi il copione di queste guerre sono, si raccoglie la popolazione, si separano le uomini dalle donne, gli uomini vengono ammazzati e le donne, cioè, o c'è qualche violenza sessuale o no, ma insomma, ma sono gli uomini che vengono uccisi, non le donne e i bambini. C'è un forte tabù anche lì sull'uccisione delle donne e bambini, anche se vengono uccisi anche loro nei genocidi. Però normalmente nelle guerre sono gli uomini il gruppo più vulnerabile. Tant'è che si parla anche di gendercide, diciamo, gendercidio. Ci sono dei gruppi che sono per di genere, che sono particolarmente presi di mira nel genocidio. Ovviamente classicamente l'esempio dei gruppi gay durante l'olocausto nazista è già quello, l'esempio più classico. Abbiamo messo un triangolo rosa, li hanno messi nei campi di concentramento, se li trovavano all'esercito li giustiziavano, insomma c'era una grandissima campagna contro l'omosessualità nella Germania nazista, ed erano particolarmente presi di mira anche tedeschi, anche ariani, perché omosessuali. Possiamo dire che nelle guerre appunto ci sono alcuni che sostengono, come noi parliamo di femminicidio, che c'è un genocidio di uomini nelle guerre, perché sono gli uomini che sono presi più di mira. E quello che sta succedendo in Ucraina conferma, no? Sono le donne e i bambini che stanno uscendo e agli uomini non è concesso uscire. Devono combattere, per le donne è una scelta combattere o andarmene, per gli uomini non è una scelta, devono restare, combattere e morire, se questo è necessario. Quindi anche qui, no? Vabbè, forse sto sfondando la porta aperta, ma no, senza accusare gli uomini, che sono, sì, gli uomini sono generalmente più violenti, ma non è detto che siano più violenti biologicamente. Abbiamo detto la biologia, anche la biologia può essere un costrutto, e quindi insomma il relativismo occidentale questa cosa del è chiaro che sì, i gay sono un simbolo, non sono, sì, sono un simbolo della libertà, puoi scegliere di che genere sei, di che sesso sei, come vivere. E devo dire una cosa interessante, questa è un po' all'atere, se vuoi. Io insegno una classe con un'organizzazione privata a dei ragazzi di scuola media e superiore cinesi, ovviamente una cosa si svolge via Zoom perché stanno in Cina e sto qua. Sono ragazze di 16 anni, estremamente bravi, estremamente intelligenti, e quando chiedo loro che soggetto volete scegliere per il saggio di fine da presentare a fine corso, e quasi tutti, noi vorremmo scrivere qualcosa sulla questione di insegni una classe su genere e guerre.
sulla questione dei LGBT e la loro vulnerabilità in guerra. Io mi chiedo, mi sono chiesta, chiedo a loro, ma come mai ti interessa tanto questo tema? Perché sono tantissimi altri temi che potrebbero affrontare. E loro, perché noi siamo interessati alla libertà individuale. È interessante che dei ragazzi cinesi, qui vivono in uno stato autoritario ovviamente, come ben sapete, il loro interesse è la difesa dei diritti, sono interessati a difendere i diritti dell'individuo, di scegliere come vivere, come presentarsi, come vestirsi, cosa fare, è estremamente interessante. Ovviamente cioè, sia lo Stato cinese che lo Stato russo sono estremamente fobici, hanno anche delle leggi estremamente dure sull'omosessualità o contro l'omosessualità. Ho letto che uno dei sondaggi più recenti, beh, i sondaggi in Russia, vabbè, sono sempre da prendere con le pinze, sì, perché però questo un sondaggio era un sondaggio di opinione sugli atteggiamenti della gente verso i gruppi LGBT. E il risultato è che solo il 16% dei russi dice che ok, gli LGBT, gli omosessuali possono vivere. Ok, accettiamo che esistano, però noi non li vogliamo conoscere, né vogliamo andarci mai a cena, né uscire, non vogliamo conoscere personalmente. Solo il 16%. Poi ovviamente c'è il 34% che li vorrebbe uccidere, quegli altri che li vogliono fare curare, ma mi è molto colpito che è una minoranza, 16% statisticamente zero. No? Perché, quindi sono paesi estremamente omofobici, ma i gay sono un simbolo di quest'altra cosa, della libertà, delle libertà individuali. Ci aggiungono il consumismo, il patriarca, ma che faccia che hanno? Che faccia ad accusare l'Occidente di consumismo? Perché per esempio il patriarca Kirill, che essendo il leader spirituale della Chiesa ortodossa russa, è estremamente eloquente su questo punto della società occidentale degenerata, perché in preda al consumismo più sfrenato, porta un Rolex. Non so se vi ricordate, anni fa fu fotografato, era a pranzo insieme a Putin, aveva un Rolex a polso. Allora, cioè, il consumismo, criticare il consumismo, sappiamo benissimo, uno dei problemi più grandi adesso si lamentano i russi perché gli hanno chiuso IKEA, anche IKEA ha chiuso, questo straordinario manifestazione di solidarietà delle multinazionali che hanno chiuso le loro sedi in Russia. IKEA, leggevo ieri, il 7% di tutto il giro d'affari di IKEA è in Russia, hanno chiuso. McDonald's ha 60.000 impiegati e 100.000 piccole imprese dell'indotto. Ha chiuso tutto. Non l'hanno fatto, cioè è interessante e importante che ci sia questa, però per il popolo russo, soprattutto per la classe media russa, è un piccolissima. Per la piccolissima classe media, ma è un grosso colpo quello che si legge. E a proposito anche della ragazza, che della giovane donna che è comparsa in televisione col cartello. No, giornalista. È una professionista. Giornalista. Anche una famiglia però doppia. Il padre ucraino. Lei è stata arrestata e hanno detto all'inizio ufficialmente che sarebbe stata solamente accusata di crimini minori di opinione. Però oggi guardavo la CNN e dalla CNN abbiamo saputo che una sua amica intervistata ha detto che il suo avvocato ha detto che non si sa più, sa dov'è. Sì. Quindi, insomma. È scomparsa. Forza, non viene a nessuno. Ragazzi, su, forza. Domanda? Non una domanda, forse anche qualcos'altro. Anche un commento, un disaccordo. Sì, di solito sono molto attivi, anzi litigi veramente di solito, però discussioni accese sulle questioni del genere. Ragazzi, prego, dai. Sì, ci siete? Prego.
Grazie. Non è un'interrogazione, quindi diciamo un'occasione per dibattere, anzi, approfondire, dibattere. Grazie. Allora, mi viene in mente, se diciamo il contenuto di questa ricerca fosse diretta ad un governatore, e quindi sintetizzo, se ho capito bene, il linguaggio come predittore di qualcosa, in questo caso predittore di crimini contro l'umanità, quel governatore come potrebbe contrastare questa situazione, questo rischio potenziale, ovvero come potrebbe contrastarlo sia dal punto di vista di linguaggio o con altri mezzi? Come fare prevenzione, insomma. Sì, cioè nel senso, mi viene in mente l'esempio in ambito delle scienze naturali, si ricercano i predittori del terremoto e si cerca di, non so, far scollare una zona in cui si ipotizza che accadrà un terremoto. E insomma, ecco, come si può contrastare questo rischio di crimini contro l'umanità partendo dal linguaggio che abbiamo visto essere abbastanza sostanzioso? No, è una bella domanda, però vorrei precisare che questo linguaggio è pericoloso quando è il linguaggio dominante, quando è il linguaggio ufficiale, quando è il linguaggio dello Stato. Quindi quando parlava, diceva, un governatore, io sto parlando del linguaggio che il governatore ha, o il governante, o è un linguaggio di Stato, è un linguaggio dell'elite, è un linguaggio che pervade la società dall'alto. Potrebbe ipotizzare, ci sono gruppi per esempio che usano questo linguaggio violento, sono minoritari in società, nella società. Cosa potrebbe fare un governante? Ci sono le leggi, negli Stati Uniti c'è la legge del hate speech, cioè del linguaggio d'odio nei confronti. Non è accettato, anche se però non è, deve essere veramente collegato con l'azione. E questo negli Stati Uniti perché la presunzione, cioè la libertà di espressione negli Stati Uniti è totale, non ci sono leggi che impediscono il linguaggio che possa essere offensivo. In quanto quindi che lo rendono, diciamo, perseguibile per legge. Poi ci sono gruppi che fanno pressione, eccetera, eccetera. Però il governo non può, non credo neanche qui si possa veramente impedire un linguaggio. Il linguaggio pericoloso, dicevo, è quello dello Stato, è quello dell'elite. Quindi. Non so se è una risposta, mi era venuta in mente un'altra cosa, però adesso mi sfugge. Beh, anche Gino può dire. Sicuramente è vero che diciamo chi governa ha una capacità di condizionamento dell'intera struttura sociale, no? E quindi l'impatto di come diciamo, si esprime chi governa o le elite politiche è un impatto pervasivo. No? Però è pur vero, per esempio, che gli intellettuali o gli scienziati sociali possono rispondere a questo terrorismo linguistico di Stato sensibilizzando l'opinione pubblica, denunciando questo tipo di operazione culturale, cioè di diffusione della violenza attraverso il linguaggio, che è il primo step, no? E allora forse delle altre elite alternative a quelle, diciamo, politiche del momento possono rappresentare effettivamente un'alternativa che può arginare in qualche misura questa pervasività del linguaggio violento, non lo so, mi viene in mente questo, cioè comunque fare scattare una dinamica dialettica
che certamente non so quanto spazio poi effettivamente può avere, perché poi la violenza di Stato si realizza in regimi autoritari e quindi lasciano poco spazio alla dialettica, no? Certo, però anche in Italia, adesso non seguo molto l'Italia, però leggevo ogni tanto, mi capita queste cose, un linguaggio di tra politici che si volgono a donne dicendo, facendo delle uscite inaccettabili, tipo la stupre, non so, ci leggono ogni tanto, trovo questi riferimenti sì, una donna stuprabile o non stuprabile. Abbiamo riso quando Berlusconi ha chiamato la Merkel una culona, ma inaccettabile, assolutamente inaccettabile. Salvini, la bambola gonfiabile, sì, di Boldrini, no? Sì, ma in Italia c'è l'equivalente di Putin e questo, tutti i politici del celodurismo, è la stessa cosa? È la stessa cosa, c'è una domanda: com'è, perché i leader, questi leader politici promuovono fortemente campagne contro gli omosessuali? Perché difendono e riaffermano una loro propria verità che si può solo definire in rapporto ad altri, che sono meno uomini di loro. E questo è questa ipermascolinità che deve essere, che è tossica, come chiama adesso Connor, non so se... cioè non tutti gli uomini sono così, grazie a Dio. C'è una mascolinità tossica che si esprime appunto nel celodurismo di alcuni politici italiani oppure di questi altri che abbiamo nominato, che trova nell'altro meno uomo di loro, tra virgolette, e poi non sanno neanche cosa sia ovviamente l'omosessualità, molto, molto divergente. Trova nel gay, nell'omosessuale, schermo sul quale riflettersi e vedersi migliore, dominante. Il discorso di genere e di violenza è sempre anche un discorso di potere politico, perché più sei uomo più sei importante nella gerarchia del potere, diciamo, c'è l'uomo forte, poi ci sono giù, poi c'è la donna sta giù e poi c'è fuori da questo schema binario, anche questo, no? Anche questa tenere una critica a vigilanza a questa binarietà normativa che esclude gli altri, è anche questo è importante, sia nel linguaggio che senza fare le pulizie del linguaggio, uno può fare una battuta, no? Però va tenuta alta la vigilanza, secondo me. Sì, con gli studenti di sociologia abbiamo studiato la Connell, no? Quindi diciamo anche la gerarchia nella stratificazione sociale, abbiamo parlato diciamo della mascolinità appunto tossica, comunque al primo livello nella stratificazione sociale, nelle rappresentazioni chiaramente, però appunto la classe dominante nei confronti di quelle subordinate, degli altri tipi di mascolinità e poi dopo dei tipi anche di femminilità chiaramente, perché si abbinano ad essi dei tipi di femminilità e quindi diciamo in maniera condiscendente, questo sicuramente. Scusa, prego. No, volevo aggiungere alla domanda che avevi fatto sul governatore, c'è anche finalmente l'intervento di Facebook. Quella propaganda dei monaci buddisti del Mabata, del movimento nazionalista buddista in Myanmar, era tutta veicolata da Facebook. E non so perché adesso sono questi misteri, ma a Myanmar tutti sono su Facebook, praticamente l'intero popolo preferisce quello come modo di comunicazione. E quindi era estremamente potente e diffusa. E Zuckerberg è stato molto criticato perché non ha bloccato questo tipo di messaggi al tempo del genocidio dei Rohingya, e perciò che adesso invece questa cosa sta succedendo, la propaganda russa è bloccata su social media. Non sarebbe successo se non ci fosse stato secondo me quell'esperienza veramente tragica di Myanmar. Quindi ci sono anche delle società che si stanno prendendo un minimo di responsabilità, la società che include WhatsApp e Facebook ha bloccato una quarantina di siti pro-russi che usavano tutta questa propaganda anti-occidente e anti-gay. Quindi non li vediamo, ma c'è questa cosa che si chiamano la House of Trolls che ha Putin, sono tutti questi trolls. Questa rete di propaganda russa contro il gay e contro l'occidente
avevo una quarantina di accounts che erano con delle persone completamente fabbricate, anche, sì, foto fatte al computer, falsi profili che propagandavano questa cosa, sono stati bloccati. Di nuovo, secondo me, se non ci fosse stata l'esperienza di Myanmar non ci saremmo arrivati. Però questo è un passo avanti, per esempio. Cioè, famosamente, quando Zuckerberg è stato criticato, lui ha detto, ma no, io non posso fare questo perché tanto Facebook è una piattaforma, non è... tutti possono scrivere quello che vogliono, è solo una piattaforma, non è solo una piattaforma, sappiamo benissimo come funziona, sia tutto, sia soprattutto Facebook, conoscete l'espressione del clickbait, più scrive delle cose sensazionalistiche, violente, che fanno scalpore, e più prendi likes, e siccome soprattutto... O dislikes, che è lo stesso, siccome lì si misura... per molti invece anche al proprio senso di sé e di valore, quindi c'è una spinta anche a usare un linguaggio che è sempre più radicale e in ogni caso radicale, insomma, poi si arriva ovviamente anche a questa violenza di genere. Commenti, ragazzi? Altre domande? Salve. La ringraziamo. Matteo, voleva dire qualcosa? Sì, si è parlato di linguaggio aggressivo che proviene dall'alto, quindi quasi di Stato, che solitamente caratterizza comunque democrature oppure dittature che comunque come obiettivo hanno quello di mantenere, diciamo, lo status quo, che probabilmente quindi vedono in ogni tipo di libertà, che può essere appunto il movimento LGBT oppure anche i movimenti a favore, quindi ad esempio dell'aborto, come una minaccia al mantenimento dello status quo, e quindi come se reagissero a questa minaccia con un'aggressività a partire dal linguaggio, cioè sembra essere che questa aggressività caratterizza comunque un tipo di orientamento, ma anche, magari anche politico, che ha come obiettivo quello di restare, diciamo, anche al potere. Sì, era, diciamo, sullo status quo, quanto, diciamo, questo tipo di linguaggio poi mantiene lo status quo e quindi è più legato, diciamo, al conservatorismo, non soltanto in senso, diciamo, di orientamento politico, ma di mantenimento dello status quo, se ho capito bene, Matteo, vero? Sì. Mantiene lo status quo dal punto di vista dei valori sociali, culturali, perché riporta appunto gli uomini a questo ruolo o di protettori o di guerrieri, e le donne che stanno a casa sono vittime o fanno le mamme e riproducono la nazione, però dal punto di vista politico non producono lo status quo, sono linguaggi mobilitanti, perché mobilitano anche, sono linguaggi che partono dall'alto e mobilitano, se pensa al genocidio in Ruanda, è venuto nel 94, ma in tutto l'inizio degli anni 90 c'era il manifesto del potere Hutu, che si parlava i sette comandamenti stabilivano che gli Hutu dovevano avere tutte le posizioni di rilievo nella società, nella politica e nell'economia del Ruanda, ma tre comandamenti, i primi, erano contro le donne Tutsi, adesso perché non sposate, non fidanzate, non prendete come amanti, non prendete come segretarie le donne Tutsi, perché sono perché li vogliono deviare, le donne Hutu sono belle anche loro, e questo, cioè, pensate un po' all'ironia di questo discorso. Non sposate, non andate a letto, non lavorate con le donne Tutsi perché vi contaminano nel nostro gruppo. Anche le donne Hutu, cioè le nostre donne, sono belle. Cioè, questi due punti esprimono l'ansia degli Hutu, a cui è stato detto che la distinzione tra Hutu e Tutsi è una distinzione razziale e coloniale inventata dai belgi, che i Tutsi erano superiori intellettualmente ed erano più belli. Quindi pensate come era stata incamerata, cioè internalizzata
questo, internalizzato questo senso di umiliazione e di inferiorità, prima bisognava, si dicevano a se stessi, anche le nostre donne in fondo, non dovete andare dalla Lituzzi, che sono. Perché la violenza sessuale scatenata durante il genocidio del Ruanda è stata veramente devastante contro gli uomini e contro le donne. È stata una vicenda, cioè, ne hanno ammazzati 1 milione di persone, ma i sopravvissuti, prima di ammazzarli, li hanno anche torturati sessualmente. E poi ci sono molti sopravvissuti che portano ancora, diciamo, marchio di questa violenza. Ma la propaganda, proprio alla vigilia del genocidio, aveva proprio questa retorica sessualizzata violenta, e questa è risposta a Matteo, e questa propaganda ripeteva ovviamente le donne le segretarie, cioè non potevano vedere le donne se non come amanti, moglie o segretarie. Quindi tradizione, mantenere i ruoli tradizionali, gli stereotipi tradizionali, ma il linguaggio era estremamente radicale e ammobilitato alla violenza. Per contro, in questi giorni ha preso, c'è stato il discorso invece presidenziale di Boric, dall'altra parte, in Cile, no, per fare un contropeso, no? Mi veniva in mente, l'ho ascoltato integralmente, anche veramente lo consiglio perché è un segno, diciamo, di inversione di tendenza, al contrario, ma non per l'appartenenza politica, perché è un 36enne che appunto viene dalle mobilitazioni studentesche e sappiamo, diciamo, dopo le lotte appunto per la diseguaglianza sociale, il Cile, lo dicevo anche ai miei studenti, il Cile è una delle nazioni che ha le più alte, più grandi diseguaglianze sociali in tutto il mondo, dopo l'India, quindi non poche, quindi una forbice molto ampia. Ecco, per contro, diciamo, il discorso di Boric era veramente, diciamo, egualitario e pluralista da questo punto di vista, non soltanto appunto perché la questione di genere è una questione, diciamo, di convivenza tra le pluralità, e questo è l'inizio, l'archetipo, diciamo, della convivenza tra le pluralità, ed è questa, diciamo, la chiave principale, per cui, diciamo, uomini, donne, bianchi, uti, tutti e così via, diciamo, è l'archetipo di questa pluralità, dove c'è appunto o dove non c'è, ed è questo, penso, anche la cosa interessante. Niente, scusa. Bene, allora, se non ci sono altri commenti, un applauso alla professoressa e grazie per questo applauso di condivisione anche con i nostri ragazzi che hanno fatto, diciamo, un tuffo nella magistrale nella magistrale di marketing, sì, di comunicazione e marketing. Sì, grazie a voi che appunto siete stati qui numerosi e numerose in presenza, grazie anche ai miei studenti e alle mie studentesse che ci sono state da remoto e pochissimi in presenza invece. E a questo punto ringraziamo la professoressa Di Leglio per questo suo intervento di oggi, estremamente stimolante, penso, no? Poi ci ha aperto una finestra su un mondo sul quale poi riflettiamo raramente, tutto sommato, e che invece ha conseguenze talmente forti e profonde, insomma, da mutare gli stessi equilibri sociali. Quindi, diciamo, io spero che quello che ci ha raccontato oggi possa rappresentare degli attrezzi con i quali lavorare dentro di noi, con categorie che possiamo applicare alla realtà. Questo poi è quello che noi cerchiamo di fare, diciamo, trasmettervi e comunicarvi degli strumenti di analisi della realtà da applicare continuamente il più possibile. Se questo accade, abbiamo svolto un compito importante. Quindi io spero che la conferenza di oggi sia servita a questo, e grazie per l'attenzione con cui l'avete seguita.